Il nostro prossimo ospite è già collegato con noi, allora do il benvenuto a Mattia Spanghero di Cryptocurrency. Buongiorno Mattia. Buongiorno a tutti. Ecco, ti vediamo anche collegato. Ecco, di solito con te analizziamo come in prima battuta il mondo delle criptovalute. Andiamo a vedere appunto allora le cripto, andiamo a recuperare anche i nostri grafici. Cominciamo da un Bitcoin che ecco, cripto che sono in territorio negativo, in rosso. In rosso il Bitcoin cede lo 0,81% a 6.432, Ethereum cede invece il 4,73% a 285,85, la Ripple anche negativa cede il 2,74%. Come vedi questi mercati, Mattia? Allora, io ho aperto stanotte una posizione, anzi, innanzitutto mi sento di dire che in questi giorni i volumi sono sempre meno e purtroppo per chi ha famiglie e orari tradizionali si lavora molto bene la notte, infatti con, diciamo, una mano da parte degli asiatici a livello di volumi si è lavorato bene. Questa notte, se vuoi, io te le dico, ho aperto una posizione short. Sì. Precisamente ne ho aperte tre, per dire la verità, le ho scaglionate su Bitcoin alle 11, tra le 11:29 a mezzanotte meno 10 circa, mettendo tre ordini short a 6.515, 6.521 e 6.528. Quindi io in questo momento vedo short il Bitcoin, cioè lo vedo da ieri notte, per dire la verità, Sì. adesso è a 6.427. E potrebbe andare ad appoggiarsi sul, se mi dai un secondo che apro il grafico, sul supporto, diciamo, a 6.000. Cerco di sfruttare questa fase di lateralizzazione. Ieri ha fatto verso le 20 una candela a rialzo, visto che i volumi erano quelli che erano, e allora ho detto, secondo me, sfruttiamo la fase laterale che c'è in questo momento. Adesso è, diciamo, più ridotta rispetto al grande lateralone, quindi l'ho cercata di lavorare sui 1000 punti, shortando in area 6,5. Adesso penso che chiuderò, inizierò a chiudere parte della posizione in area 6000. Comunque adesso ho messo il take profit in gain, perché questa è la cosa che io dico sempre: take profit e stop loss in macchina, perché è fondamentale, non si può stare in balia del mercato, soprattutto con questa volatilità. E dopo vedremo, insomma, in area 6000 se ci arriva, cosa fare, eventualmente abbassare il take profit e lavorare in trading. Ok, perdonami, questa posizione tu l'hai aperta questa notte sul Bitcoin? Sì, l'ho aperta su Bitcoin. Ho shortato Ok. 3 Bitcoin ai prezzi, se vuoi te li ridico, Sì, così chi grazie. magari segna. Allora, il primo l'ho aperto, l'ho shortato a 6.528, il secondo 6.521 e il terzo 6.515, dalle 11:29 circa a mezzanotte meno 10. In D'accordo, ecco. macchina mi ha eseguito, adesso sono con la posizione aperta. Ho messo anche una specie di copertina. Chiamiamola, l'ho fatto un po' prima, per dire la verità, ho longato Ripple, perché l'ho vista sotto i 0,03, secondo me era bassa, e ho detto, siccome non c'è un'iniezione di liquidità, ma semplicemente all'interno del mondo cripto si spostano da Bitcoin alle altcoin. Ho visto Ripple, che non è una criptovaluta preciso, però uno strumento speculativo. L'ho vista a un prezzo basso, ho longato Ripple e shortato Bitcoin. Ho aperto una specie di spreadino, se così vogliamo chiamarlo. E in più, ieri notte, sempre, ho chiuso un long su Litecoin, che abbiamo aperto all'ultimo collegamento fatto qui sulle fonti. Con Ce l'ha. Alex Soldati, Prego? con Alex, il nostro collega Alex Soldati, settimana scorsa avevi Esatto. aperto questa posizione. Ok. Stavo guardando il grafico e lui mi fa: guarda che candelone che c'è su Bitcoin. Stava salendo Bitcoin, ho guardato un po' il quadro generale, ho visto che Litecoin era quella che era più scesa in quei giorni e mi ha detto: ho sentito che hai fatto click, che battevi sulla tastiera, cosa hai fatto? Io gli ho detto: ho longato Litecoin e l'ho chiusa stanotte, un bel guadagno anche peraltro, quindi grazie Alex per l'assist. Poi insomma, quando torna glielo dirò anche personalmente. Vabbè, penso che ci stia seguendo, quindi lo salutiamo. Ecco, un Sì. Bitcoin che comunque è in negativo da gennaio, Mattia. Ecco, se dovesse sprofondare ancora un po', tornare magari
se perde area, tipo potrebbe perdere dai 5.700, sui 5.700 Litecoin o Bitcoin? Bitcoin. Sì, Bitcoin ha il suo diciamo supporto. Sì, 5.700 ci sta, ma anche 5.500 secondo me. Io vedo che in quell'area lì ci sono parecchi automatismi e ordini in macchina sui book che farà fatica a sfondarla, io penso nel breve. Perché comunque stiamo andando verso l'autunno, comunque secondo me no, non può durare un mercato privo di volumi e laterale in eterno, quindi io penso che verso fine anno inizieranno a arrivare bordate di liquidità pesante, ci sarà molta selezione, quindi verrà tolta da tutte le cripto inutili, progetti, cloni e via dicendo, saranno meno le monete, ma quelle che saranno, secondo me, avranno una forte iniezione di liquidità. Quindi la vedo difficile che con questi volumi si possa andare a violare un supporto o un'area dove sistematicamente troviamo dei compratori. Infatti, se apri un grafico, tu vedi che sono tutte con lo spike le candele lì. Però mai dire mai. Può essere magari che anche all'interno proprio del mondo stesso cripto la tecnologia di Bitcoin possa risultare obsoleta e inefficiente. E magari in un rialzo del mercato cripto sarà Bitcoin quella che forse scenderà di più. Potrebbe anche esserci un'inversione rispetto a ciò che c'è adesso. Il traino potrebbe essere generato dalle altcoin e non da Bitcoin. Però questo dipende sempre dai passi tecnologici, no? È una guerra positiva per noi utenti, un po' negativa per il mercato, se vogliamo. E tu che sei un osservatore speciale di questo mercato, ecco, aggiornaci, quali sono le notizie che stanno pesando anche in particolar modo sul mondo cripto? Allora, stamattina c'è la notizia, un dipendente del CME vorrebbe creare, tra virgolette, un future su Bitcoin Cash, che quindi sarebbe il primo. Adesso è possibile, ci sono future su Ethereum, su Bitcoin. Ovviamente la piattaforma che io in questo momento ho che usato ieri per dire tra le tante che utilizzo, che è BitMEX, che non voglio pubblicizzare perché non ci lavoro, io ho la mia SPA che è CryptoHub, però non, lo dico perché è uno strumento utile che utilizzo, quindi può far comodo a qualcuno. Su BitMEX c'è la possibilità di tradare dei future, però non sono ufficiali, dice EOS, c'è Ethereum, Litecoin, Cardano, Bitcoin Cash. Avere il Chicago Mercantile Exchange che fa, in teoria, da come dicono, un future ulteriore su un'altra criptovaluta significherebbe comunque un'apertura da parte del mercato tradizionale verso le cripto. Quindi questa è stata una notizia. Ha generato interesse su Bitcoin Cash? Assolutamente no, perché il titolo comunque è stato venduto parecchio. Non ha avuto un aumento dei volumi, quindi direi non molto influente, però mi sembrava giusto citarla per chi magari fosse un seguace assiduo di quel titolo. Poi potrei dirti che è stata, diciamo, ufficializzata, tra virgolette, messa impacchettata e messa in opera una collaborazione tra Nexo e Binance, quindi anche i token di Binance potranno essere utilizzati nel servizio Nexo. E penso che diventerà il category killer per quanto riguarda il lending delle criptovalute. Per chi non avesse seguito l'ultima volta, Nexo è un progetto che io ho consigliato come buy, come area di acquisto. Fondamentalmente è prestito con una garanzia a criptovalute e quindi si può fare la doppia leva, ricevere gli euro e i dollari mantenendo la proprietà delle criptovalute. L'accordo fatto con Binance, secondo me, fa diventare Nexo un category killer all'interno dell'area, diciamo, lending e prestiti con le criptovalute. IOTA, D'accordo. se posso, Sì. rispetto all'ultima volta, 0,4 strong buy, è tornata sopra i 0,5, quindi diciamo la reazione è stata molto forte, molto potente, anche adesso una di quelle che si difende di più. Quindi ribadisco che secondo me fino a 0,8, ma anche sotto il dollaro, è da comprare per il lungo periodo. Per il breve, chi magari ha più l'ottica dello scalper o di incassare subito, comunque dal buy a 0,4 ha fatto già una buona performance. E per il resto non vedo nulla di rilevante, quindi aspettiamo che le whales, le balene, tornino dal mare.
ed inizino a diciamo a fare click, a immettere liquidità importante su questo mercato. Va bene, allora, mentre sul il Bitcoin insomma, piange sui minimi dell'anno dopo una corsa al ribasso che ne ha dimezzato il valore da gennaio, come abbiamo detto, però non tutti gli attori del mercato si trovano, come dire, a doversi leccare le ferite. Come riporta un articolo del Sole 24 Ore, c'è chi si prepara anche a brindare anche quest'anno, perché gli exchange, le piattaforme di scambio delle cripto, hanno infatti visto raddoppiare il loro volume d'affari, Mattia. Eh sì, allora innanzitutto preciso che siamo in tanti a brindare perché come ben sai sul mercato guadagni sia long che short, quindi io personalmente per me Crypto Hub non è stato un anno negativo, anzi non mi lamento, mi dispiace, io ho solo paura quando non ci sono volumi perché ovviamente con pochi volumi facciamo fatica anche noi di trader. Detto ciò, assolutamente d'accordo. L'exchange è una realtà che guadagna sempre. Qualsiasi cosa succeda, che il mercato sia laterale, salga o scenda, comunque le commissioni loro le guadagnano. E ovviamente, quando c'era il FOMO dovuto al rialzo, tutta la gente si affannava ad aprire gli exchange, a cambiare gli euro, ad entrare, quindi guadagnavano. Il mercato scendeva, tutta la gente si affannava a vendere, a ritornare in euro ed era tutto un giro d'affari enorme per gli exchange. Infatti, i player presenti sul mercato hanno fatto una crescita esponenziale, triplicando addirittura le assunzioni. Io con alcuni di loro, insomma, lavorandoci dal 2011, ho anche un rapporto un po' diretto, amichevole, ho sentito dei numeri e veramente assumevano proprio con le file fuori a fare i colloqui, perché hanno avuto richieste triplicate, ripeto, rispetto a quello che era il volume d'affari. E quindi adesso sento che ne stanno nascendo sempre di più, anche in Italia. C'è un po' un business, sia per quanto riguarda l'exchange, per quanto riguarda magari l'exchange via app, piuttosto che il decentralizzato e via dicendo. Ci sono già dei category killer, secondo me, però nulla vieta che se qualcuno lavora bene o fa veramente la differenza rispetto a ciò che già c'è, possa trovare un suo spazio all'interno di questo mercato. D'accordo, allora invece passando ai mercati tradizionali, do un aggiornamento, un aggiornamento sull'Atlantia. Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, intervistato alla domanda su cosa succederà se si revoca la concessione, ha spiegato che ci sono paesi in Europa dove lo Stato fa il suo mestiere e lo fa bene, in altri dove ci sono le concessioni. Se ne discuterà se si andrà alla revoca. Ci sono già ora discussioni su alcune importanti tratte come l'autostrada del Brennero e si valuterà se andare a gara. Inoltre ha aggiunto che il voto favorevole alle concessioni autostradali probabilmente fu un errore, a posteriori fu un errore, ed ora in avanti l'attenzione dovrà essere massima al netto di tutta la procedura di revoca che fa il suo percorso e quindi dell'inchiesta penale che farà il suo corso e può incidere sull'esistere o meno della concessione. Ecco, questo era l'ultimo aggiornamento sulla questione del ponte di Genova e a proposito volevo chiederti oggi se oltre al mondo cripto eri particolarmente attento anche a qualche titolo. Ma sinceramente no, io da fine 2015, inizio 2016 che ho fatto l'in nel mondo cripto, ne sono molto contento, a parte gli orari, diciamo, la mia compagna e i miei familiari non gioiscono proprio il fatto che io passi buona parte delle mie notti a mercato, soprattutto degli allarmi che suonano dalle 2 alle 4 di mattina, però battute a parte. No, ho fatto lì nel mondo cripto e ho mollato completamente il mercato tradizionale. Penso di avere forse un conto online ancora aperto con forse 50 euro dentro su un vecchio conto su cui facevo trading online, però adesso faccio solo cripto. Va bene, volevi aggiungere qualcos'altro, Mattia? Sì, diciamo quello che predico sempre è lucidità, nel senso che con questi volumi
Non vedo un posizionamento, non vedo un momento da dire oddio, cioè molte volte vedo sia degli allarmismi che degli facili entusiasmi ingiustificati. Quindi calma, sempre in qualsiasi situazione. Ricordo quelli, diciamo, ai vittimisti che un anno e mezzo fa Bitcoin era a 1500, Ethereum era a 140. Quindi cerchiamo sempre di usare visioni differenti, no? Quando affrontiamo il mercato, prima di avere facili entusiasmi e facili allarmismi. Ultima cosa e chiudo. E vedo sui canali di informazione, Telegram, siti, via dicendo, che c'è un interesse e un volume di notizie legato agli ETF che secondo me è spropositato. Il fatto che ci sia o meno che ci saranno un ETF sui mercati cripto non influenza e non cambia la tecnologia, l'innovazione, la rivoluzione che c'è dietro questo mercato. Quindi il fatto che ci sia o non ci sia un ETF a me personalmente non sposta gli equilibri sul reale valore aggiunto che le criptovalute stanno portando, diciamo, nella vita di ogni giorno, per quanto è la mia opinione personale. Difatti, ci hanno appena chiesto che cosa ne pensi dell'ETF di settembre. Questa cosa qua, cioè nel senso, ricordiamo comunque l'ETF in teoria se l'emittente è corretto dovrebbe comprare sottostante. Quindi a livello speculativo permette a più persone di avvicinarsi al mercato cripto. Però innanzitutto non dimentichiamo che paghi uno spread, paghi le commissioni, devi aprirti un conto titoli. Quindi grosse differenze rispetto a un exchange e a comprare un sottostante non ci sono. Detto ciò, bisogna vedere quanto onestamente agisce l'emittente, quindi quanto compra del sottostante. E poi non è che questo genera un impulso rialzista per forza, perché se la gente dell'ETF lo shorta, l'emittente deve vendere la criptovaluta, quindi non cambia niente. Cioè io non la vedo una cosa sì positiva perché può avvicinare un certo tipo di cliente scettico al mercato delle cripto, però non mi sposta gli equilibri sull'impatto che la tecnologia blockchain e criptovaluta avrà sul mondo finanziario industriale, con o senza ETF. Quindi non è diciamo, il salvacondotto: a settembre escono gli ETF, compriamo tutto, tutti a posto, un altro più 100 e si torna al 2016. Secondo me non sarà così. Sarà un processo di assimilazione molto più lento. Ok, va bene, grazie, grazie Mattia per essere stato con noi. A Grazie a voi, buon proseguimento. te. Ciao a tutti. Ciao, ci separiamo anche noi per una breve pausa pubblicitaria, poi rientriamo in studio con i prossimi ospiti, Emanuele Cecere. A tra poco.